Al Memoriale Italiano di Auschwitz a Firenze, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del Giorno della Memoria. La seduta solenne per il Giorno della Memoria. Anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana ha scelto un luogo simbolo in cui svolgere la seduta solenne in occasione del Giorno della Memoria, stavolta a Firenze presso il Memoriale Italiano di Auschwitz in via Giannotti. Come ha ricordato in apertura di seduta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, era un impegno che ci eravamo presi, celebrare questa seduta ogni anno in un luogo simbolico della nostra regione. Il presidente ha voluto rivolgere un saluto particolare a uno dei presenti, Renzo Montini, classe 1928, fiorentino del quartiere di San Frediano, sopravvissuto ai campi di sterminio di Mauthausen ed Ebensee. Montini, prendendo la parola, ha raccontato l'inferno che ha vissuto da quando, ragazzino di 15 anni, fu prelevato insieme a tanti altri dalla banda Carità e spedito a Mauthausen. E successivamente ad Ebensee, riuscendo miracolosamente a sopravvivere e a tornare, ridotto a uno scheletro di 40 kg, a casa. Averlo qui con noi è un onore, le sue parole danno la misura di quanto sia importante tenere viva la memoria, ha detto Mazzeo. Il presidente dell'Assemblea Toscana nel suo intervento ha ribadito a più riprese come il nostro compito è renderci amplificatori di memoria e fare memoria e gridare mai più. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, a 15 anni è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. In 2 minuti è riuscito a raccontarmi quanta violenza, quanta cattiveria, quanta barbaria può subire un uomo e quanta violenza un uomo può fare verso un altro uomo, una donna verso un uomo, verso un'altra donna. E a lui ho detto che noi ci prendiamo la responsabilità, quando la sua parola non ci sarà più, di continuare a raccontare quello che lui e altri hanno subito. Iniziative come queste servono esattamente a questo: non voltarci dall'altra parte, ricordare che la libertà è un dono prezioso che siamo riusciti ad avere perché donne e uomini hanno donato il sangue per noi, e lavorare davvero per costruire le condizioni che tutto questo non accada più. E quali sono le condizioni di base? Che ci sia pace, pace nel mondo, pace nella nostra Europa. Noi siamo riusciti a vivere meglio e in Europa non ci sono state guerre quando l'Europa ha fatto l'Europa, quando è stata insieme, quando ha superato le differenze, le divisioni. Sento un vento antisemita che spira forte in Europa, sento che c'è meno Europa e che ognuno pensa a guardare i propri interessi con un nazionalismo dilagante e crescente. E allora dobbiamo dire con forza che la Toscana vuole fare la sua parte per avere un'Europa più forte, per avere un'Europa di pace. Su come celebrare oggi il Giorno della Memoria, Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garibu, la Foresta dei Giusti, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale, ha detto che occorre concentrarsi su concetti nuovi, a cominciare dalla valorizzazione delle figure dei giusti, come fu Gino Bartali, fondamentali per educare alla responsabilità. Oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, no? Perché il passato serve al presente, perché se non serve. E oggi io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà
È una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità. E io lo dicevo anche oggi nel mio intervento, che sarebbe importante che anche Firenze rivitalizzi questo giardino dei giusti, perché esiste un giardino dei giusti, ma è anonimo. E dobbiamo mostrare le figure dei giusti come esempio morale per le persone, cioè i giusti, diciamo, servono per educare anche gli altri a fare qualche cosa. E credo che oggi più che mai c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno un po' di far credere all'individuo e di spiegare all'individuo che ogni persona può sognare e può fare dei miracoli, cioè anche se il mondo va in una cattiva direzione, qualsiasi persona potrebbe ingranare un ingranaggio perché il mondo vada in una buona direzione, cioè in fondo Bartali, che improvvisamente gli viene l'idea di salvare degli ebrei, è stato un piccolo miracolo, no? Quindi questo piccolo miracolo è possibile, secondo me, per tutte le persone. Allora, una città come Firenze, che è visitata da milioni di turisti da tutto il mondo, è una città di cultura, è la città della storia italiana, allora merita di avere un grande giardino dei giusti, esattamente come questo memoriale. E noi non dobbiamo dimenticarci che genocidi, crimini contro l'umanità avvengono per scelte degli uomini, cioè sono gli uomini che fanno il male, no? Non nasce da un evento naturale, e quindi allo stesso tempo gli uomini possono fare il bene, cioè noi dobbiamo un po' immaginare il mondo come un campo di battaglia, dove in questo campo di battaglia ci sono architetti del male, ci sono carnefici, indifferenti, ma ci sono persone giuste e responsabili. E in questa situazione, in questo campo di battaglia, ognuno può fare la sua scelta. Il messaggio da dare ai giovani, no, è che non odiare, fare il bene, aiutare il prossimo, essere responsabili è qualche cosa che ti gratifica, e in fondo, diciamo, è l'elemento che anche dalla filosofia antica che porta a quella che viene chiamata eudaimonia, no? Cioè lo stare bene, la felicità che viene dall'esercizio della virtù. Ecco, secondo me questo che dobbiamo fare, cioè dobbiamo spiegare ed educare che tutti hanno la possibilità di ergersi contro il male, perché farlo significa stare meglio con se stessi. E per dare un nuovo senso alla memoria, oggi, accanto alle parole, i riflettori si sono accesi anche sul luogo, sul memoriale italiano di Auschwitz, dove si è svolta la seduta solenne, luogo tornato fruibile al pubblico e trasformato nel memoriale delle deportazioni, come sottolineato dal presidente della regione toscana Eugenio Giani. E secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazifascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione questo memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini, e quindi oggi va fatto conoscere. La regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo, e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti, ma anche dalla multimedialità di questo ambiente, di quale è stato il dramma che nella Seconda Guerra Mondiale ha portato i nazifascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei, ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma, la memoria, perché non accada mai più.
Il presidente Gianni ha poi dichiarato che dal gennaio del 2025 tornerà anche il treno della memoria. L'iniziativa interrotta negli anni della pandemia è pronta per essere riproposta, consentendo a 500 ragazzi di recarsi ad Auschwitz e vedere con i propri occhi i luoghi dello sterminio. Il treno della memoria è stato interrotto nei momenti del Covid. Portare 500 ragazzi con il treno ad Auschwitz o Mauthausen impone la massima cautela, e quindi finora abbiamo oggettivamente deciso che dovesse essere sospeso, ma visto che possiamo considerare la pandemia già in modo consolidato, superata, dal prossimo anno la riprenderemo. Per la regione è un impegno economico, sono 600-700 mila euro l'organizzazione di un treno che porta circa 500 ragazzi che vengono dai licei di tutta la Toscana a vedere direttamente i luoghi dove è avvenuto questo sterminio. Ma è qualcosa che rimane in testa e non te la dimentichi più per tutta la vita, quindi è un'opera di sensibilizzazione importantissima che, ripeto, visto che possiamo considerare superata l'epoca della pandemia, dal gennaio dell'anno prossimo la riprenderemo. Anche i vicepresidenti del Consiglio regionale, Marco Casucci e Stefano Scaramelli, hanno sottolineato l'importanza della memoria. Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È una iniziativa quella della giornata della memoria che ricorre tutti gli anni, ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace. Pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola a Cortona, nella mia Cortona, a portare copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. E lasciatemi in ultimo concludere ricordando che questo è l'80° anniversario delle stragi nazifasciste in Toscana e dobbiamo essere uniti a riguardo per portare avanti in modo concreto la memoria anche di quei terribili fatti. Sì, è il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Ilaria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, e anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare, rispetto della persona, rispetto dei diritti, e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale, e credo che insomma oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che insomma l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si ripercuota più quanto è successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti.